Quest'oggi Bocca, che se io e Maio dovreste aver capito, siamo arrivati a 50.000 iscritti, gente, ma chi ci credeva quando si è iniziato? Io e Andrea siamo super contenti, vogliamo ringraziare tutti quanti e per ringraziarvi vi farò fare una pasta tradizionale toscana usata nell'Appennino, fra l'Emilia e la Toscana, una pasta veramente eccezionale. Oggi faccio gli strapponi. Strapponi è proprio un tipo di pasta che viene utilizzata in Toscana e anche un po' in Emilia, ma in Emilia sono più da tagliatelle, sono più fini, noi siamo più grezzi. Ma andiamo a vedere subito gli ingredienti per fare questi strapponi. Gli ingredienti sono molto semplici perché per fare la pasta fresca fatta a casa ci vuole l'uova, il limone e la farina. Quest'oggi userò un tipo di farina di grani antichi, come possiamo vedere è macinata un po' più grossolanamente, ha un colore non bianco stravato come le farine quelle 00, diciamo, questa è una farina macinata al 2, si dice, macinata a pietra al 2, o se no potete utilizzare la farina di grano tenero a 0 invece che 00, va bene? Poi ci vuole un po' di sale e un filino d'olio e la pasta è pronta, ma andiamo a vedere subito il procedimento. La regola, o almeno quello che mi hanno insegnato a me, è che per un etto di farina ci vuole un uovo, sicché mezzo chilo di farina, 5 uova, pizzico di sale e filino d'olio. Ma c'è da fare il tutto dovete mettervi su una bella spianatoia di legno, è importante, non sembra, se non ce l'avete un tagliere di legno va benissimo, sarebbe meglio una spianatoia perché è più facile poi per stendere la pasta. Ma fate una fontana al centro della vostra spianatoia, di quelle ci avete anche sul tavolino, va bene uguale, basta che lo puliamo lì. Ci fate un bel buon e mezzo e ci arrovesciate l'uova. Attenzione che non venga giù, come ho fatto io, che ho fatto il buon piccino. Ora l'allargo e dai, eccoci, l'ho buttata tutta di fuori. E iniziate a impastare con le dita. Piano piano la farina incorporerà tutto l'uovo. Queste sono uova del Casentino, sicché nelle postine dell'Appennino toscano. Vedete che bella pasta gialla c'hanno. A un certo punto la farina avrà quasi incorporato tutto l'uovo. E allora a quel punto andremo a creare una bella pallettina che lavoreremo per circa una decina di minuti. Aiutate con tutte e due le mani a questo punto per impastare e fare una bella pallettina. Mi raccomando, prima di fare questo lavoro lavate bene le mani, Se vedete che le mie sono sporche è perché ho pulito carciofi, non sono sporche di sue. Dovremmo utilizzare dei guanti, ma io con guanti è casino, mi ci vedo. Dovremmo lavorare la pasta energicamente. Dovete utilizzare il fondo dei palmi delle mani, dove c'è un po' più duro. Ci siamo quasi, Eccoci pronti. Guardate che bellezza, abbiamo creato una bella pallettina di pasta, come possiamo notare è abbastanza liscia, anche se usando una farina di grani antichi macinata un po' più grossolanamente viene un po' più ruvidina di quell'altra. La dobbiamo lasciare per circa un'oretta a riposo, naturalmente al fresco, senza spifferi, perché sennò la pasta si secca, e tappandola con un canovaccio. Ecco pronto, la lasciamo per un'oretta in un posto abbastanza fresco, non troppo areato, mi raccomando. Ci vediamo fra un'oretta, così vi faccio vedere come si fanno. Eccoci qua, la nostra pasta per fare i nostri strapponi è pronta. Ha riposato un'oretta, la vado a stendere, ci metto un po' di farina sia sul mattarello che sopra la pasta e la vado a stendere. Quando l'avremo stesa per uno spessore di un paio di millimetri, perché a differenza dei tagliatelle, delle pappardelle, dei tagliolini, sarà leggermente un po' più attina, un po' più grezza, tirata poi a mano ancora di più, sarà un po' avvallata da una parte, potrà essere perfetta, perché se siete perfetti vi si manda tutti in paradiso e c'è poi gente che ci hanno bisogno. Prendete la vostra pasta e la mettete sopra. Così fate, sul mattarello. Fate questo movimento qua.
e andremo proprio a strappare da questa altezza qua. Strapponi, si chiamano strapponi perché strapperemo così proprio all'arba, strapponi, guarda avanti ce ne vieni, trappi di lì, strappo di là, strappa ancora un altro pezzetto, tutti strappati stanno qua. Anche il bocca è strappato in due. Questa pasta ruvida qui ci abbinerò un sughettino che vedrete nella prossima ricetta. Ma una pasta veramente casereccia così dove la trovate? Come pisci naturalmente, in Toscana siamo per queste cose un po' più grezzucce, ma d'un sapore di un altro tempo. Devono essere regolari, vedete non ce n'è una uguale, se no che strapponi sono. Questo tipo di pasta viene molto utilizzata nelle vecchie trattorie di un tempo che trovate tutto lungo l'Appennino. La usano molto questa pasta, la chiamano anche mal tagliata, ma quando è tagliata non è strappata. Questo è proprio strappone. Eccoci arrivati alla fine e anche quest'oggi Bocca mi ha insegnato un nuovo tipo di pasta proprio toscana al 100% dell'Appennino. Ci mettete un po' di farina per non farvele attaccare, gli strapponi, e poi le condirete come vi pare a voi. Ora vi faccio prossimamente una nuova ricetta con questo sughettino da abbinare a questa pasta particolare. Con questo mando un salutone a tutti quanti, ringraziando ancora una volta per avermi fatto arrivare a 50.000 iscritti, avere un sacco di persone che mi fa sentire il proprio affetto e il proprio incoraggiamento. Mando un bacione a tutti quanti, grazie e arrivederci.